Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione secondo me molto particolare che ha a che fare ovviamente con il processo Juve. Allora, facciamo una piccola premessa. Noi ci troviamo in un momento storico della nostra esistenza all'interno della quale purtroppo viviamo un periodo di estrema incertezza, siamo abbastanza strani perché purtroppo la Juventus, sapete bene che nella scorsa stagione è stata accusata di aver gestito questo sistema, insomma, di scambio, di trasferimenti sbagliato, errato, illegale, che come al solito in realtà ha portato a un sacco di polemiche, però poi niente di che, tant'è vero che poi la procura di Torino è stata, diciamo, se vogliamo, privata del caso, che è stata spostata a Roma. Però ci sono delle novità, ci sono delle cose che dobbiamo dire, una riflessione sulla base di alcune situazioni. Ora, faccio una piccola premessa. La Procura di Roma è una procura che continua ad indagare sul caso sulla base di quelli che sono ovviamente i documenti che gli sono stati dati, ma c'è un problema. C'è un piccolo problema, che fra poco io in realtà vado a raccontarvi perché vi devo raccontare un sacco di cose, vi devo dire un sacco di cose e quindi alt, ne parliamo insieme. Fermi, che dovete fare? Tre cose, sala di iscrizione, campanellina, anzi prima like e poi la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è importante perché se voi giustamente riuscite ad attivare la solita campanellina, poi ovviamente ragazzi, avete tutto a posto, potete tranquillamente andare tutto a posto, avete tutte le notifiche, eccetera, eccetera. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi sui social. Allora, come ve la dico, come ve la spiego da questo punto di vista? Ve la dico e ve la spiego perché la Procura di Roma continua a leggere i documenti scritti dalla Procura di Torino e continua a non capire. Perché i documenti della Procura di Torino sono stati documenti, sono tanti documenti, che vedono all'interno delle analisi su quelli che sono alcuni trasferimenti. Quindi la Procura di Torino ha detto: la Juventus ha fatto queste operazioni di mercato, queste 7-8 operazioni, e all'interno di queste 7-8 operazioni c'è stato un problema, perché o per un motivo o per un altro noi non vediamo di buon occhio queste operazioni. Quindi abbiamo provato a vedere queste operazioni, per noi non sono buone. Dal momento in cui la Procura di Torino non può andare ad esprimersi, subentra Roma, che dice giustamente: dammi i documenti, cioè tu mi devi dare quello che hai scritto, se no io come faccio a sapere quello che vuoi? Leggo i documenti, le persone che stanno leggendo i documenti della Procura di Torino dicono: sì, hanno scritto, hanno detto che le operazioni sono illegali, ci sono dei trasferimenti che non funzionano, però nel concreto tu hai portato, cosa hai detto poi alla fine? Hai detto che queste operazioni sono illegali, ma dove sono i motivi? Cioè, dove stanno? Quindi c'è un problema della Procura di Roma, perché la Procura di Roma continua a leggere, ma se deve aver trovato qualcosa, se la Procura di Roma deve dire: sì, sto leggendo, ho capito perché la Juve è stata attaccata, perché la Procura di Torino è stata contro la Juve. Non l'ha capito, perché a Roma sono tutti perplessi, sono tutti straniti. Dice: ma ok, ho letto questi documenti, qui tu contesti l'operazione, però poi no, perché questa operazione è illegale perché noi abbiamo sentito che il valore del giocatore è forse inferiore rispetto a. Ok, però poi, cioè, se io vado a comprare qualcuno, o insomma, vado a scambiare, vado a fare delle operazioni che siano di mercato di qualsiasi tipo e vado ad effettuare uno scambio, vado ad effettuare, che ne so io, ragazzi, un'analisi o comunque un semplice trasferimento con un'altra persona, con un'altra squadra in questo caso, e quella persona, quella squadra accetta di pagare una determinata cifra, non è che ci sia bisogno di andare a dire le cose, a meno che tu non trovi qualcosa di grave nell'operazione, tu non puoi andare a contestare un'operazione di mercato che sostanzialmente non esiste. Cioè, io quando parlo di soldi, ti parlo di mercato, io ti dico: io ho pagato questo giocatore
ok? Però tu come fai a dire che non è vero? Cioè, come fai a contestare? Se il valore del giocatore è congruo all'operazione, tu non puoi dire. Cioè, tu non puoi andare a dire. Non puoi dire che è un'operazione sbagliata perché non hai il modo di dirlo. È questo che la Procura di Roma contesta. Cioè, dice: tu mi hai portato i documenti e io ho letto i documenti. Quindi ho avuto modo di leggere quello che hai scritto. Oltre a vedere quello che hai scritto, io non posso mettere mano perché non trovo motivo di mettere mano a delle operazioni. Così, che poi tra l'altro è stato detto che le operazioni fossero concordate, ma dove? Anche se ci fosse una trattativa dietro tra i club in questione, poi dipende, insomma, eccetera, eccetera. Alla fine del discorso, quale sarebbe la cosa sbagliata? Dove sarebbe l'errore? Cioè, io vendo qualcuno, va bene? Convado ad avere un rapporto e un approccio con un mio amico, un nuovo dirigente, una squadra collega che mi aiuta a vendere questo giocatore. Qual è il punto? Cioè, no, non c'è logica in quello che dicono, capite qual è il discorso? Stai contestando, cioè, stai facendo una polemica su qualcosa che non esiste. No, non c'è niente, ragazzi, perché credetemi che se ci fosse stato qualcosa di sbagliato, se noi avessimo avuto da parte di Roma un segnale, una telefonata, una chiamata, cioè se avessimo avuto una semplice dichiarazione da parte dei procuratori di Roma su delle operazioni di mercato che fossero illegali, l'avrebbero già detto. Dice, guarda, noi abbiamo analizzato questa operazione. Abbiamo trovato che questa operazione comunque per noi è totalmente illegale, quindi di conseguenza non possiamo assolutamente andare a condannare la Procura di Torino per quello che ha scritto, perché evidentemente quello che ha scritto la Procura di Torino è reale. Cioè, però la Procura di Torino non può limitarsi a scrivere questa operazione è sbagliata, punto, fine della. Perché è sbagliata? Dimmi perché è sbagliata. Non c'è scritto nulla. Allora, sulla base di quelle che sono le idee di una procura, è normale che poi si faccia l'analisi, perché se io sono di Roma e vado a leggere un caso diverso da quello che è la mia procura e vado a cercare cose e vado a cercare di trovare cose e non le trovo, è logico che io ti dica, aspetta un secondo, ma tu hai scritto queste cose, ma poi dove sta il punto? Tu hai fatto una cronaca. È scritto, la Juve ha fatto operazione 1 per X e Y, ha fatto questo, eccetera, eccetera. Noi contestiamo l'utilizzo dell'operazione e poi. Cioè, poi alla fine il punto, il concreto, dove sta? Perché questa operazione è contestata? Non mi sembra difficile da capire questa situazione. È normale che poi Roma ti fa un discorso e ti dice aspetta un secondo, fammi vedere, ma qui non c'è niente. È sempre una situazione relativa all'essere da questo punto di vista disonesti, perché purtroppo sei disonesto. Se tu crei un caso su delle operazioni, fai una polemica infinita su delle cose che non hanno senso, perché sostanzialmente quello che tu dici non ha senso. E poi tu non ti puoi lamentare se io mi faccio due conti e ti dico: aspetta un secondo, fammi ragionare un momento su quelle che sono le operazioni, leggo le operazioni, vado a vedere quali sono le operazioni, non trovo niente di strano. E io rimango così, rimango come un codice, ma sì, ha scritto sta cosa. Aspetta un secondo, fammi vedere, non trovi niente. Ma come si fa a portare un'operazione di mercato senza prova, senza niente, ad avere un'operazione che non ha senso? Come si fa? Sapete qual è il punto, onestamente parlando, mando proprio anche a staccarci un po' dall'argomento, perché questa è una cosa che poi va detta, va affrontata e dobbiamo andare a staccarci un po' da questo argomento quando analizziamo le cose, diciamo, da soli, no?
Il problema di tutto questo è questo pregiudizio secondo il quale la Juve, così, la Juventus, queste sono le metti in operazione. Ma tu quando vai a contestare qualcosa, o lo dici chiaramente, o non lo dici. Cioè, tu non puoi andare a dire, tu hai sbagliato l'operazione di mercato. Ok, perché l'ho sbagliata? Però tu hai sbagliato l'operazione di mercato. Non lo dici mai. Continui a dire che io ho errato l'operazione, ma non mi dici, non mi porti nessun tipo di analisi. E quindi è normale che poi vado a leggere e trovo niente. Cioè, io vado, non, è normale che io vada poi ad avere un ragionamento da questo punto di vista che sia diverso dal tuo. Però la Juventus è sempre stata una squadra che ha portato valore, che è sempre stato la scuola, e niente, tutto questo viene tendenzialmente ignorato. Come se noi avessimo bisogno dei soldini, dell'euro. Che cosa ne facciamo? Cosa ce ne facciamo noi di tutto questo? Io questo dico. Cioè, non mi sembra, ragazzi, un ragionamento difficile da capire questa cosa qua. Mi sembra un ragionamento più che logico. Cioè, mi sembra un ragionamento che sia più che logico. Cioè, io non credo che sia difficile da capire questa cosa. Tu porti polemiche in relazione a quelle che sono le situazioni che non sono situazioni normali, capisci qual è il discorso? O parli o non parli ora. Non è che puoi stare là seduto, accomodato sulla sedia a dire sei colpevole senza nessun tipo di logica. Mi dispiace. Ma questo è un ragionamento che non ha senso sotto nessun tipo di punto di vista. Quindi fatemi sapere un pochino voi quali sono le vostre idee, fatemi sapere le vostre personali idee, tre, e allora fatemi sapere, voi un parere, insomma.